Buongiorno. Oggi il Vangelo di Luca ci porta al capitolo 20, versetti dal 27 al 40, un incontro di Gesù con i Sadducei, che sono un gruppo di scribi israeliti che non credono nella risurrezione, a differenza del gruppo dei farisei. Di questo incontro ci ha già parlato il Vangelo qualche domenica fa e oggi vogliamo sottolineare il senso cruciale di quanto racconta il testo, e cioè di come Gesù affermi con chiarezza e decisione che la resurrezione esiste, che la resurrezione dei morti non è una invenzione, una fantasia. Anzi, Gesù sottolinea che la risurrezione dai morti è la forza più autentica che rende possibile un impegno serio in questa vita a favore degli ultimi, a favore dei più emarginati e necessitati. Di fatto è il caso paradossale che i Sadducei pongono a Gesù per metterlo alla prova, quello di una donna che va in moglie a 7 fratelli, i quali muoiono tutti prima di lei e poi, quando lei muore, non sanno se è moglie dell'uno o dell'altro. Ebbene, nasce dal trattare questa donna, come tutte le donne, quasi come un oggetto di cui utilizzarne finché si ha necessità. Questo è il modo di ragionare di chi nega la risurrezione dei morti. C'è un modo materialista, un modo che oggettivizza i rapporti, le relazioni umane, un modo che tende ad emarginare. La risurrezione dei morti invece prende tanto sul serio la persona umana e le consegna una tale dignità che chi la riconosce seriamente non può che vivere questa vita in totale difesa, appunto, dal rispetto della dignità di ciascuna persona, soprattutto le più povere e fragili. La risurrezione dei morti per Gesù è una certezza. Ma va detto anche che questo testo precede appunto l'esperienza della Pasqua. Gesù quindi comprende e accoglie la rivelazione di questa verità prima di farne esperienza nella sua persona. Potremmo in maniera un po' facilona dire: va bene, lui è Dio e quindi lo sapeva già, ma in realtà è l'uomo Gesù che coglie questa verità, cioè ascoltando gli aneliti del cuore proprio e del cuore di tutti, ascoltando le domande della vita, osservando il modo in cui l'essere umano si muove in questo mondo. Gesù, nella relazione di preghiera con il Padre, ed è questo ciò che di più divino vi è in lui, ebbene coglie la verità della risurrezione dai morti. Anche per noi allora è possibile percorrere questa strada, arrivare a una certezza, quella che risorgeremo, che i cari defunti risorgono, che la vita è più forte della morte, se coltiviamo questa certezza in una fede custodita nella preghiera paziente, quotidiana e sincera con Dio Padre, allora questa nostra esistenza sarà più bella e saremo instancabilmente impegnati nella difesa dei più emarginati. Buona giornata.